Ciao a tutti, sono Stefano Vaccare. Oggi continueremo l'esplorazione del mondo della modalità Combination di Korg Nautilus, concentrandoci sulla potenzialità degli arpeggiatori e delle drum che troviamo all'interno delle scene. Le impostazioni per gli arpeggiatori e drum track o step sequencer possono essere memorizzate per ogni program o per ogni combination all'interno delle quattro scene. È possibile passare da una scena all'altra per apportare modifiche alle impostazioni dell'arpeggiatore o a una frase ritmica. Ogni scena, indipendente dall'altra, può utilizzare fino a due arpeggiatori, una drum track o uno step sequencer. Non è possibile utilizzare contemporaneamente la drum track e lo step sequencer. La funzione arpeggiatore è una funzione che genera automaticamente arpeggi di singole note o una ritmica di tutte le note premute. Nautilus ci permette di utilizzare in modalità combination fino a due arpeggiatori simultaneamente, potendo assegnare così a suoni diversi pattern diversi. Possiamo attivare o disattivare arpeggiatori e drum attraverso questi tasti. Le scene potrebbero servirci per utilizzare quattro tipi di arpeggiatori diversi, senza la necessità di utilizzare le drum, o anche viceversa. Essendo tutte indipendenti, decidiamo noi quando e cosa inserire. Premendo il pulsante Latch, l'arpeggiatore continua a generare pattern e frasi, anche dopo aver smesso di suonare e aver tolto le mani dalla tastiera. Ho realizzato questa combi con degli strings sul canale MIDI Global, un synth sul canale 4 e un piano sul canale 2, infine un basso sul canale MIDI 3. Nella prima scena vediamo attivo l'arpeggiatore A che ho assegnato al synth sul canale MIDI 4. Nella seconda scena abbiamo sia l'arpeggiatore A che l'arpeggiatore B attivi, perché ho fatto entrare un secondo arpeggiatore che andrà ad agire solo sul piano del canale MIDI 2. Nella terza scena entra un basso. Questa volta l'arpeggiatore B agirà solo sul basso, assegnato al canale MIDI 3. Nell'ultima scena si torna sull'arpeggiatore A del synth. In tutte le scene, gli strings rimarranno suonati senza arpeggiatori perché nessun arpeggiatore è stato assegnato al canale global.
Per modificare le impostazioni è sufficiente andare a cliccare su Edit e troviamo le finestre dove poter scegliere i tipi di arpeggiatori. Per ulteriori modifiche alle impostazioni possiamo andare a cliccare su More. Qua, ad esempio, è dove ho segnato i canali MIDI vari agli arpeggiatori. Di arpeggiatori ce ne sono tanti, ma tanti davvero. Dai pattern più standard alle tantissime varietà. Possiamo inoltre personalizzare e creare fino a oltre 2000 arpeggiatori user. Proviamo a sentire queste scene. Come avrete notato, oltre ai vari suoni e arpeggiatori, per ogni scena ho utilizzato una drum. La drum track non è altro che una drum machine integrata con suoni molto belli e di qualità. Esistono centinaia di pattern per ricoprire una vasta gamma di stili e generi musicali. Se questo non bastasse, possiamo creare noi dei loop di pattern con lo step sequencer. Per impostare le drum andiamo sempre nella solita schermata Arp Drum, dove eravamo con gli arpeggiatori. Per ogni scena è possibile utilizzare una drum o uno step sequencer. In questo caso io ho utilizzato una drum. Clicchiamo sempre su Edit qua in alto e andiamo a selezionare la scena in cui scegliere il pattern ritmico. Ad esempio, nella prima scena ho utilizzato questo beat pop. Ma se clicchiamo possiamo vedere quanti altri pattern organizzati per genere possiamo trovare. Davvero, davvero tantissimi.
capitare di avere la necessità di dover registrare qualcosa al volo dopo aver programmato la nostra combination. Con Nautilus sarà un'operazione rapidissima. Basterà andare nel modo sequencer, selezionare una song vuota e andare a copiare la nostra combi cliccando qua. Copy from combi. Ora la nostra combi è armata in registrazione nella song. Sarà sufficiente far partire la registrazione e il gioco è fatto. Come avete potuto vedere, la programmazione e l'utilizzo degli arpeggiatori e delle drum track è veramente molto semplice. Abbiamo a disposizione veramente una vasta gamma di pattern di arpeggiatori e di pattern ritmici. Inoltre abbiamo la possibilità di personalizzare qualsiasi cosa. Le quattro scene indipendenti sono utilizzabili in un modo rapido ed efficace, programmabili in un attimo, comode anche per un utilizzo live. Inoltre, con il modo sequencer, possiamo registrare velocissimi qualsiasi cosa. Per tutte le informazioni su Core Nautilus visitate il sito www.aigameco.com. Ci vediamo al prossimo video, grazie, ciao!